è destinata a Serra Rosa all'emergenza abitativa. Che tranne quelli che sono in Piazza Buono e via Tenera, gli altri sono tutti destinati all'emergenza abitativa e il comune paga. E allora, professore Grasso, posto che è da apprezzare l'intendimento della vostra futura, speriamo, azione amministrativa improntata al valore quasi universale della legalità e quindi per una vita ordinata e civile della comunità e per l'azione amministrativa, una domanda. Per quanto attiene il bilancio, il grave disavanzo e debito pubblico del nostro comune, 590 milioni, sento dire, come crede la sua eventuale giunta di affrontare, io direi con priorità, questo grave problema, soprattutto mettendo a frutto gli immobili che sembrano, come dire, comunali, abbandonati o a canone proprio irrisorio, facendo anche pagare le imposte comunali a certi soggetti che pare non adempiano al loro dovere, e poi soprattutto fare in modo che gli edifici pubblici del comune vengano utilizzati onde evitare questo enorme dispendio di denaro pubblico con l'affitto di immobili per le scuole e quant'altro di associazioni, enti religiosi e altro. Ok, grazie, un attimo, dopo cosa vuoi aggiungere qualcosa? Ah no, scusa, c'è il ponte in costruzione. Allora no, sul bilancio già abbiamo aspetta, Gianni, ci sono due aspetti che non sono stati affrontati, l'evasione e i finti passivi, perché sul bilancio già si è espresso, quindi non tornerei sull'argomento della situazione finanziaria. Però su questi due aspetti, no, abbiamo già affrontato questi due aspetti, però sì, perché non sono stati toccati. Grazie, poi chiudiamo. Dobbiamo conoscere la verità di tutto questo, perché io onestamente non posso rispondere su cose che non conosco, se prima non ci mettiamo il naso, se prima soprattutto gli aspetti che abbiamo ci mettono il naso. Ma ce l'abbiamo le idee su questa questione. Sulla questione però del patrimonio, io voglio però fare un esempio su quella che la ripete. Se noi dobbiamo pensare alla visione che c'è stata fino adesso, voglio raccontare solo una lettera, così, anche in maniera, se volete anche così, per raggiungere questa difficilmente presente alla Repubblica. Sul patrimonio loro ci hanno fatto una società privata, non si è capito mai che cosa volessero fare. E di fatto, siccome doveva servire per cercare di equilibrare il bilancio, anche lì dobbiamo vedere quanto vale veramente questo patrimonio, perché se deve servire per creare un equilibrio di bilancio, che comunque già sappiamo è una forte perdita, dobbiamo quindi verificare che non è cosa, lei non ci stava conoscendo di me, sai che i fallimenti in cui un immobile valeva un milione invece era segnato 5 milioni, cioè dobbiamo verificare. Però vedi cosa io voglio raccontare. Una volta, quando c'era Scapagnini, avevano deciso di cartolarizzare i beni immobili, cioè li volevano vendere. E ho detto una bella cosa, perché ci sono immobili per fare cassa che potrebbero essere effettivamente destinati all'attività privata. E allora, sa qual era il primo bene immobile che volevano vendere? Il Sacro Cuore di Gesù, dove c'è l'attuale istituto musicale per lì. E già avevano trovato l'acquirente, già avevano trovato tutto all'escamotage. È stata un'interrogazione parlamentare che abbiamo fatto che ha impedito tutto questo. Allora, cosa voglio dire? E questo, siamo a conclusione, lo posso dire finalmente. È un'occasione storica questa, ma non perché c'è Giovanni Grasso, che veramente è, come dire, non è nulla in confronto a quello che è il nostro progetto, perché non sono io il vero progetto di questa questione. E non è neanche, se mi permettete, per certi versi il Movimento 5 Stelle, ma è l'idea del Movimento 5 Stelle di rivoluzionare questa questione. Perché è un'occasione storica, non ce n'è una, io non so se fra 5 anni si potrà ripetere, ma le mani pulite, le persone professionali, la ricerca che
che deve essere fatta in tavoli aperti su quelle che sono le questioni, senza ombre, senza nasconderci dietro gli altri, senza nasconderci dietro le ideologie. Qua non ci fa un problema né ideologico né politico, si fa soltanto una questione, noi vogliamo soltanto una questione che, come ho detto prima, è pulizia, trasparenza e legalità, e forse per la prima volta, forse proprio perché non siamo politici, tutto questo si può fare. Perché, e questo vuol dire, io non mi sento, anche per certi versi, all'altezza della situazione, ma io faccio il direttore d'orchestra, io devo, non so suonare il violino, non so suonare l'occhio, non so suonare il violoncello, ma riconosco quando uno sa suonare. Se noi affidiamo al merito tutto questo e non alle raccomandazioni, alle strette di mano, agli americani, ma riusciamo a distinguere con l'aiuto di tutti quelle che sono le vere capacità, e guardate che ce n'è a Catania un'infinità di giovani, soprattutto di 30 anni, la nostra giunta sarà fatta da 3 giovani di 29 anni che hanno già accumulato tanta esperienza e che hanno anche la forza, l'energia, che io sto pensando anche a dire. E allora noi ci riusciamo, ci potremmo riuscire, non dico a risanare in 5 anni, perché il nostro progetto è a 20 anni. Costruire oggi e pensare una città, la dobbiamo pensare a 20-30 anni, ma noi oggi abbiamo la possibilità di rifare un altro piano vicinato, che ci serve per altri 50 anni, ma cercando di imbrigliare, cercando di costruire gli archi di recinto dentro i quali nei prossimi 50 anni, se non ci sarà il Movimento 5 Stelle, si riuscirà a pensare a una città. Una città che non può essere più quella di oggi, comandata non più da imprenditori sani, ma non si capisce da chi, in cui le massonerie, la mafia, in cui i gruppi di persone di fatto gestiscono le nostre vite. Grazie, ringraziamo il nostro Salvatore Nova, grazie a tutti voi, buonasera, grazie.